Bene, va bene cominciare col sapere anche perché pare che sia un presupposto dello sviluppo, quindi cominciamo subito. No, è stato molto interessante il dibattito che abbiamo potuto avere ieri nel forum e qui cercherò di darne qualche accenno. Cioè quello che è venuto fuori è, riprendendo qualche parola d'ordine che ci siamo dati, che l'Italia ce la farà se ce la faranno gli italiani. Ma al di là di una formulazione che può essere felice, perché non diventi alla fine uno slogan, questo significa, come già abbiamo ascoltato ieri in plenaria, che l'Italia ce la farà se ce la farà il Sud. Ma perché il Sud ce la possa fare c'è bisogno di un forte investimento che dovrà avere dimensioni aggiuntive sul sapere nel Mezzogiorno. La lotta alla disuguaglianza come dato sociale generale, ma anche come gap territoriale tra il Sud e il resto del Paese, nel Sud chiede un impegno forte e straordinario nelle politiche per l'istruzione e la ricerca. I divari tra nord e sud del paese nascono sui banchi di scuola, non è una cosa che scopriamo oggi. Lo Stato garantisce solo formalmente gli stessi diritti a chi nasce nel nostro paese. Chi nasce in una città del sud ha in media un reddito del 30% inferiore rispetto a chi nasce in una grande città del nord e alla fine del percorso scolastico, non avendo molte probabilità, con molte probabilità frequentato il nido e la scuola dell'infanzia, non godendo del tempo pieno di altre attività scolastiche, avrà frequentato 2 anni di scuola in meno. Sarà molto difficile che recupererà quel 30% di reddito inferiore rispetto al resto del paese. Questo si traduce in termini tecnici di valutazione del sistema scuola in uno svantaggio abissale di partenza di ben 68 punti OCSE-PISA. È così che i bambini e le bambine del Mezzogiorno hanno una possibilità maggiore di cadere nel fenomeno dell'abbandono scolastico. Nel Sud le azioni riparative e compensative non ci sono state o sono state interrotte. I tagli lineari del governo Berlusconi hanno peggiorato le cose. Gli asili nido accolgono un bambino su 10 contro i 6 del centro-nord. La contrazione dei plessi scolastici riguarda il 9% contro la media nazionale del 2%. Sono state chiuse le esperienze di scuole di seconda occasione. I corsi triennali di formazione professionale sono stati chiusi o sono spesso di bassa qualità. Il tempo pieno riguarda meno dell'8% delle classi della scuola di base, contro il 35,3% del centro, il 42,6% del nord-ovest, il 26% del nord-est. Secondo la Banca d'Italia, il differenziale nell'investimento in istruzione da parte di enti locali, Stato, famiglie, è a svantaggio del Mezzogiorno di 1.000 euro pro capite. Il tasso di crescita del reddito pro capite di un paese aumenta dell'1,7 se si incrementa di 100 punti il punteggio PISA degli studenti. È un indicatore interessante che sostanzialmente dice che questo è poco più della differenza tra il nord e il sud del paese, indica una relazione diretta. Quindi, se decidessimo di investire per far crescere le competenze dei ragazzi del sud con servizi nella prima fase della formazione da 0 a 6 anni, investendo sulla qualità, diffondendo il tempo pieno, dimezzando la dispersione, nel 2025 avremo riallineato il reddito pro capite, chiudendo un problema che accompagna questo Paese da 150 anni. Nel documento Europa 2020, per tornare a crescere, si chiede agli Stati membri di promuovere una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. All'Italia, in particolare, viene chiesto il raggiungimento di 2 obiettivi per promuovere nuova crescita: dimezzare il tasso di dispersione scolastica oggi al 20% e triplicare il numero di laureati. Solo il 2,8% degli italiani lo è. In una parola, la nostra crescita dipende da quanto saremo bravi a valorizzare qualche cosa che fino ad ora neanche abbiamo calcolato, il capitale umano del nostro paese. Fra i paesi OCSE siamo quelli che investe meno in istruzione. Eppure è dimostrato che la maggiore spesa per l'istruzione produce rendimenti certi, come un maggior gettito fiscale ed una maggiore occupabilità, e la stessa Banca d'Italia sostiene, sulla base delle sue analisi, che il rendimento medio dell'investimento in istruzione è pari all'8,9%. Dobbiamo quindi rendere il sistema scolastico italiano più efficace ed equo, e questa è una priorità assoluta per il Mezzogiorno, anche per il gap aggiuntivo territoriale che registriamo. Dobbiamo offrire pari opportunità di apprendimenti e di educazione, non perdendo mai di vista la bussola che la scuola e l'università sono gli unici veri ascensori sociali in grado di ridare slancio ad una società bloccata. Per questo le nostre proposte, al di là di qualche bene affatto.
vado a finire, allora. Certo, il governo Monti ha cercato di mettere in agenda qualche impegno, soprattutto sui fondi europei dedicati alle regioni inserite nell'obiettivo 1, ma questo non basta. C'è bisogno di implementare questa agenda, aggiungendo a una riqualificazione della spesa, a un problema di rigore di gestione, anche però delle maggiori quantità di spese, è inutile aggirare il tema. C'è bisogno di investire in zone di educazione prioritaria contro la dispersione scolastica, di recuperare gli svantaggi formativi nella prima fase della vita dei nostri bambini, di promuovere a livello regionale leggi e direttive aggiornate per un efficientamento del sistema, sostenere le scuole dell'infanzia, rilanciare l'istruzione tecnica e professionale, puntare sull'autonomia scolastica non in termini burocratici ma in termini funzionali. Mi prendo due minuti per l'università, abbrevio, anche perché vengo dal mondo dell'università e so però per certo che senza una buona scuola, per questo ho lasciato qualche minuto in più all'esposizione del lavoro che abbiamo fatto sulla scuola, senza una buona scuola non c'è neanche una buona università. Da questo punto di vista un primo punto è che la riforma Gelmini ha rappresentato una ristrutturazione al ribasso del sistema universitario e della ricerca in Italia. Si è entrati in legislatura con un sistema sottofinanziato già rispetto ai livelli europei e si è riusciti a far peggio, portandolo alla fine a un valore di 0,8 sul PIL, ben lontano da un valore 1,3 che sarebbe il minimo vitale per un rilancio del sistema in una prospettiva europea, è lontanissimo dal 3% di auspici internazionali e delle migliori pratiche europee, che per noi, a dir la verità, resteranno un puro ideale regolativo se non invertiamo radicalmente la tendenza. Questa ristrutturazione al ribasso è stata accompagnata e preparata dal Ministero Gelmini con una campagna di delegittimazione del sistema universitario per preparare il colpo di un suo ulteriore definanziamento, senza assolutamente usare un'analisi spassionata delle difficoltà che pure ci sono, per una spending review di rilancio effettivo del sistema che richiederebbe certamente una riqualificazione della spesa, ma anche un suo forte accrescimento. Sull'università, chiedo solo un minuto, se vedo anche che... Ah, benissimo, allora vuol dire semplicemente che in realtà il punto sesto della nostra carta d'intenti del sapere, diciamo, dovrebbe probabilmente salire nella gerarchia dell'elencazione, perché ieri abbiamo ascoltato molte analisi, tutte pregnanti. Devo dire che non sono altamente innovative, perché da molti anni sappiamo che cosa dobbiamo fare. Il problema è passare, diciamo così, dalle diagnosi a delle terapie credibili per vedere qualche soluzione all'orizzonte, non nei tempi geologici prospettatici da alcuni drammatici indicatori del rapporto Svimez. Bene.